Nicolas Latorre, direttore del Pinerolo. Siamo al termine di una semifinale dolorosa, nel senso che dopo un'andata dove forse il Bra ha meritato qualcosa in più, oggi al ritorno si è visto forse il contrario, soprattutto nel secondo tempo, un gruppo straordinario. Sì, i ragazzi hanno dato tutto in due gare andata e ritorno con una squadra difficilissima, ce la siamo giocata in campionato, sono state due gare all'insegna del fair play, quindi due gare molto tranquille, combattute fino all'ultimo. E io volevo dire due parole ai ragazzi, al mister e alla società, perché i ragazzi ci hanno messo tutto, hanno dato cuore e anima e i rigori e li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Quindi ai miei ragazzi posso solo dire grazie al mister, a tutto lo staff, al direttivo, agli addetti ai lavori che ci hanno creduto davvero tutti, anche i tifosi che oggi sono stati numerosissimi. E quindi Sì, spalti erano pienissimi e anche un bel tifo. sì, è stata una bellissima partita. Dispiace ovviamente per il risultato. Penso che il Pinerolo in quest'anno avere portato tre squadre alle fasi finali, di cui una in finale. Assolutamente. Quest'anno è stato un po' un anno di pianti, ma sono sicuro che con quest'annata ci toglieremo delle grandi soddisfazioni e quindi da adesso in poi parte la sfida per l'anno prossimo. Perfetto, anche sull'anno prossimo comunque i gruppi, i singoli su cui puntare il Pinerolo li ha. La domanda è difficile, come si può migliorare un'annata così? Sicuramente forse con un trofeo, però in ogni caso. L'annata è storica. Quindi l'annata rimane storica, aver sfiorato il titolo giovanissimi è stata una cosa stupenda. Claudio Giordano, Sergio Campra, Sergio Gili, anche Fabio Muratori, Fabrizio Meggio, il presidente Leonardo Fortunato, diciamo tutti ci hanno creduto fino all'ultimo in tutte le categorie. E quindi questo è stato bellissimo vivere queste belle emozioni e sicuramente da adesso in poi ci si mette al lavoro per trovare altre motivazioni per arrivare a quell'ultimo passo che ci manca. Chiaro. Grazie mille.